Buonasera amici e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Oggi sono qui per presentarvi la 30ª specie presente in allevamento, il passero delle Molucche. Acquistato 4 soggetti, tutti e 4 in muta, forse l'unico, quello lì sul gramo, è a muta completa. E fanno parte della famiglia delle Loncure e con questa specie abbiamo raggiunto le 6 specie di Loncure in allevamento. Ce ne sono tante altre, ma ve le elenco quelle che ho in allevamento. Allora, abbiamo Donnacone Petto Castano, abbiamo Becchi d'Argento, Becchi di Piombo. Poi abbiamo Donnacone Petto Castano, Domino, Becchi d'Argento, Becchi di Piombo. E se consideriamo il passero del Giappone, che alla fine è un mega ibrido tra Loncure, come una Loncura domestica, abbiamo 6 appartenenti alla famiglia delle Loncure. Beh, che dirvi, il passero delle Molucche mi mancava e sono, come vedete, ha questa maschera nera, dorso marroncino, le ali di un marrone più scuro e dal petto fino al ventre di bianco, diciamo, maculato di nero. Come vedete, i 3 soggetti sono in piena muta, forse come dicevo prima, quello dietro è già a muta completata. L'unico il passaggio che ci resta da fare è sessarli e capire se riusciamo a formare una coppietta. E, che dire, sono piccoli uccellini, forse misurano sugli 11 centimetri dal becco alla coda. Hanno anellino di ripa K per chi dovesse fare mostre, quindi e non so se conoscete un po' i diametri. C'è il diametro Z, che è quello 2 mm di diametro interno, c'è il K che è 2,2, e così salendo. Forse gli anellini che più conoscete sono gli Y o gli A. Ma non siamo qui per parlare di anellini. Guardate questi animali. Un po' vivaci, come vedete, ma adesso non ci resta che farli mutare e, come dicevo, cercare di capire se abbiamo qualche femminuccia, cioè se riusciamo a ottenere delle coppie, altrimenti alla prossima fiera vanno acquistati altri soggetti, perché come potete notare il dimorfismo sessuale è inesistente, come la maggior parte delle Loncure. Beh, che dirvi, le Loncure sono animali non con colori vivaci, se avete presente il genere nella testa. Sono questi colori sempre sul marrone scuro, nero, bianco, ocra. E però sono uccellini affascinanti. Quindi ovviamente non piacciono a tutti gli allevatori, proprio per la loro livrea non del tutto appariscente. Se pensate a un diamante di gold, ad esempio, i suoi colori hanno fatto il suo successo
il fatto che siano degli uccellini colorati e che non siano dei pappagallini, per esempio. Quindi il successo magari del diamante di Gould sta proprio in quello. Le loncure invece è un genere che va, non ha tutta questa appariscenza, come dicevo, infatti i colori sono un po' basati, sai, sul bianco, il crema, il nero, il grigio, sono un po' colori più spenti, però a me affascinano un poco, così come le donnacole pettocastane, così come i domino, perché hanno questo disegno particolare. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mettete un like, mettete un dislike se il video non vi è piaciuto e soprattutto commentatemi nei commenti. Al prossimo video. Ciao a you. Ciao a you.